Eccoci qui, ci siamo anche stasera a riprendere il nostro percorso di ascolto della parola di Dio. Una parola di Dio che approfondiamo domenica per domenica, ma nei momenti di catechesi c'è maggiore possibilità di fare i conti con la chiarezza della parola, la sostanza di... La sostanza dei versi e dei suoni che risaltano nell'incontro con il Verbo di Dio che si manifesta per dare l'indirizzo e la strada. La grande debolezza credente è la debolezza della Scrittura. Ignorantia scripturarum, ignorantia Christi est, cioè l'ignoranza delle scritture, ignoranza credente. Io mi rendo conto che ho fatto una riflessione stamattina, tra l'altro l'ho messa su carta perché voglio farne un articolo per domenica, mi rendo conto che il grosso problema oggi non è la mancanza di fede, perché certo è una ricaduta quella. Il vero grosso problema oggi è l'anemia di Vangelo, di parola. Sì, riempiamo le chiese con miracoli, prodigi quando le riempiamo, affasciniamo le persone circa gli straordinari eventi, ma è inevitabile che senza Vangelo le religioni diventano, e la religione cristiana diventa superstizione, diventa fuga, nel mio interesse. È intorno alla parola di Dio che si costruisce la comunità, che si costruisce il senso e l'orientamento della propria esistenza. Ecco perché facciamo catechesi. Ecco perché approfondiamo quando c'è la possibilità e avete l'opportunità, se avete l'opportunità, nei tempi forti come prima di Avvento, prima di Pasqua, prima di Natale, con un percorso più forte di ascolto della parola di Dio. E in questo si inserisce anche il ritiro che noi facciamo ad Assisi, no? Per esempio, nei giorni precedenti l'Avvento. E vorrei davvero che questo nostro impegno continuasse significativamente. Faccio solo una parentesi, vi ho detto che io farò come percorso i 10 comandamenti quest'anno e li leggerò poi insieme alle beatitudini, al discorso della montagna, per tentare di capire dov'è il confine e dov'è la continuità, il legame. Se Gesù dice io non toccherò neppure una virgola di quello che è stato detto, vi è stato detto ma io vi dico, no? Per tentare di fare questo aggancio. Perché noi siamo rispettosi della legge, come abbiamo detto nelle prime due catechesi, ma vogliamo andare oltre la legge, perché la legge è pedagogo a Cristo, dice Paolo, poi dopo dobbiamo ragionare d'amore e nell'amore orientato. E quindi nei tempi forti io lascerò i 10 comandamenti e preparerò il Natale con voi in Avvento e preparerò la Pasqua con voi in Quaresima. A tal riguardo mi fa piacere, per chi vorrà, e poi dopo andiamo alla catechesi, voi sapete che sabato sera io sto sempre a Torre Galata da padre Alfonso, dove sta facendo un bellissimo lavoro, un straordinario lavoro, e poi tra l'altro ha messo su un gruppo di canto veramente bello, a cui io ho chiesto a padre Alfonso, visto che voi fate anche altro, perché non vieni anche una volta alla settimana da noi a fare in modo da formare un nostro coro, da mettere insieme al vostro, non per togliere spazio ad altri, non per la domenica, ma perché vogliamo stare insieme per imparare a cantare e poi dare il nostro servizio a chi lo vorrà, come stanno facendo loro. Per cui lui da mercoledì prossimo insieme a Marco
a Marco solo la settimana prossima, mercoledì, perché ci sono degli impegni. Mercoledì alle 7 Marisa prenderà le persone che vogliono far parte di questo coro. Incomincerà un percorso di approfondimento di canto per tentare di insegnare a cantare insieme e poi mettere insieme i due gruppi, quello di qui e quello di Torre Galeta. E generalmente sarà il lunedì alle 19:30, ma solo per la settimana prossima, mercoledì alle 19 per iniziare. Il primo momento sarà probabilmente a Natale con un concerto che lui vorrà fare con qualche cosettina. Comunque sarà Marco Ciardiello e lui che ci guideranno. Chiusa questa parentesi, andiamo. Quindi già da stasera potete prendere mercoledì della settimana prossima, mercoledì alle 19 il primo incontro, poi generalmente il lunedì alle 19:30. Non ha un antagonismo con nessuno dei gruppi presenti, ma creare in qualche maniera un modo per stare insieme anche come comunità per crescere e dare un servizio. Allora, qual è il comandamento primo? Comandamento primo. Ci siamo detti che dovevamo iniziare da questo, abbiamo fatto tutta l'introduzione e abbiamo detto che il primo dei comandamenti così recita: io sono il Signore Dio tuo. Ho detto così recita, non come l'avete imparata a memoria. Io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Capisco che la sintesi in qualche maniera è necessaria per imparare a memoria. Noi l'abbiamo imparato così: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Ma nel libro dell'Esodo, dove Mosè riceve la prima legge, il primo comandamento, il comandamento così dato dal Signore Dio è questo: io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Vi ho annunciato che i comandamenti, e ve l'ho detto già, non sono obblighi che il Padre Eterno dà all'uomo perché Dio ha bisogno che l'uomo rispetti la legge per portargli riverenza. Dio non ha bisogno del nostro rispetto per essere Dio. Dio non ha bisogno del nostro consenso per essere quello che è. I comandamenti non nascono come obblighi di Dio che è il padrone che mette il bavaglio alla libertà umana. Se così fosse, Dio sarebbe limitato. Perlomeno l'idea che si ha del Dio cristiano, che prima di quello dell'antico patto, viene tradita, perché la differenza che esiste tra il Dio della Bibbia e tutte le altre divinità non è quella di incutere negli uomini il suo bisogno, quasi perché narcisisticamente, autoreferenzialmente, ha bisogno degli uomini per essere quello che dice di essere. Non è caricatura dei sovrani della terra o cliché di quel tipo di immagine. Lui è il Signore Supremo, per cui detta le leggi perché gli uomini le osservino. Lui ha creato senza l'uomo, senza il consenso dell'uomo, lo ha fatto liberamente. Se non voglio usare il termine amore, che può sembrare anche inizialmente eccessivo, lui l'ha fatto perché sentiva di doverlo fare, senza il consenso. Non è che aspetta il consenso dell'uomo e in qualche maniera decide di creare l'universo per poi trovare qualcuno che gli dia consenso. Lui crea nella libertà, ha creato senza di te il mondo. Lui ha creato perché il suo gesto è un gesto liberale, è un gesto gratuito.
Tant'è vero che la Sacra Scrittura nel Genesi, per poter dire che quando ha creato era in se stessa la cosa che aveva fatto, libero da qualsiasi risposta, se non la risposta della creazione in sé, e vide che era una cosa non buona, bella. Buono l'abbiamo tradotto noi che era una cosa buona, perché noi che veniamo nella mentalità che è fondamentalmente bisognevole di etica, di comportamento, dimentichiamo che lì c'è una consolazione estetica del padre, della madre che ha messo al mondo un figlio, lo guarda e non è che quando vede un primo creatura che vede che nasce dice com'è buono, e che dice, cioè, quanto è bella, cioè nel senso che si consola della bellezza che ha dinanzi, vede il mondo, vede le cose che sono uscite da lui, vede l'uomo e dice mamma mia quanto è bello, è l'affermazione della libertà, e vide che era bello, e questo fatto racchiude la sua libertà, che per noi in forza di quello che ci dicono i profeti e in forza di quello che dice Gesù descrive con una parola il motivo per cui lui ha creato per amore, punto, per amore. E chi ama non è che ha bisogno di risposte, perché altrimenti è interessato, non è amore. Anche nell'amore umano è così, eh? Io non è che amo per essere riamato, perché se così fosse un contratto, certamente è un sentimento, ma è un contratto. Io amo perché non posso fare a meno di amare, perché senza amore non sarei. Questo è. Io ringrazio che mi permette di amare. Io ringrazio perché grazie alla possibilità che mi dà di amarlo o di amarla, io sono. Perché l'amore è vita. Io non è che amo per essere riamato. Che poi ritorni l'amore, beh, che ben venga, è un supporto. Ma ciò che rende l'uomo felice non è essere amato. L'uomo che rende felice è il movimento attivo che parte da te e che acchiappa il mondo. È l'amore che dai, perché c'è molta più gioia nel dare che nel ricevere. E questo in noi è chiaro, perché siamo immagine dell'amore originante e originale, cioè che è Dio, il quale ama senza pretendere nulla in cambio. Ama, ama, ama. Ma non è che questo è un andare a perdere, non so come, se uno riesce a comprenderlo, se entra nella strategia. Non è un andare a perdere, anzi, l'amore è il guadagno di per se stesso. Dice, ma poi vengo tradito, fa parte del percorso. Ma poi ci perdo, vado a soffrire, fa parte del percorso. È come se uno dicesse, io per paura della tosse mi privo di respirare. Ma come si fa? Dice, ma io posso prendere la polmonite? Va bene, capisco, fa parte del percorso, ma è il respiro, è l'aria che è per te vitale. Senza l'aria tu muori, senza amore non sei. Ed è per questo che ami. Ma questo lo si capisce bene quando l'amore supera lo scambio, no? Semplicemente come la contrattazione. Per esempio l'amore di una madre per un figlio, così è, non è. È proprio in questi termini qua, non è che uno si aspetta l'amore del figlio. Non te l'aspetti, puoi in qualche maniera pensarlo, presupporlo, un po' di gratitudine, ma non è se non c'è sta gratitudine non lo ami più. L'amore di una madre è il più naturale delle contronature. È naturale, ma va contro la natura normale, no? Nel senso. Perché indica un amore superiore. È lì che l'uomo si distingue dall'animale. È lì, non è l'essere pensante. Perché certo, pensiero è una delle categorie superiori, è un essere amante. E Dio, quando ha creato l'universo e l'uomo, lo ha creato liberamente, per amore. Per amore.
Non è che ha chiesto permesso, dice, ma mi faccio un reggimento di cavalieri che mi difendono, un popolo che mi onori, ho bisogno, no, di qualcuno che mi rinfresca a memoria chi si occupa della terra e loro sono i fedeli. Lui ha fatto per amore. Quando si è presentato e ha liberato Israele, è stato Mosè, gli ho detto l'altra volta, andate a leggere il capitolo 19 e 20 dell'Esodo, è stato Mosè che ha detto, visto che hai fatto tutto per noi che siamo niente, come potremmo dirti grazie? Dice, ma già, campate, non c'è bisogno di tutte queste attenzioni. Dice, no, ma noi abbiamo bisogno proprio perché altrimenti non è un'alleanza. Sentite Mosè che dice, tu ci hai dato tutto, noi qualcosa dobbiamo pure mettere in campo, se no non è un'alleanza, è una schiavitù. E noi vogliamo essere liberi da schiavitù, noi non vogliamo nel dialogo con te portare anche il nostro minimo. È come mi aveva insegnato Madre Teresa, sorella Battista, no? Bellissimo gesto in India. Quando a differenza della nostra mentalità, no? Noi pensiamo di fare il bene senza dare, no? Anche dal punto di vista della generosità. Dare, dice, vabbè, non fa niente, ma era niente quando vengono i poveri, ed è giusto così. Ma loro dicevano, quando possono, un loro minimo, fosse niente, lo debbono dare, perché altrimenti non comprendono il dono che hanno ricevuto. Allora loro andavano per prendere, non so, il pane che preparavano o i vestiti, davano un centesimo, come se l'avessero comprato, ma in realtà lo stavano avendo gratuitamente, un centesimo e niente. Ma quel centesimo dava loro la dignità, che li faceva passare dalla semplice accettazione passiva, anche se generosa, dell'altro ad quasi ad un dialogo, no? Tra chi dà e chi riceve nella dignità massima. E così Mosè, portandosi dinanzi al Signore, dice, tu ci hai dato tutto, ma permettici noi di portare qualche cosa. Come possiamo fare? E Gesù dice, vabbè, e Dio dice, e allora io sono il Signore, Dio tuo. Avrai altro Dio e gli dai i 10 comandamenti, cioè i 10 comandamenti sono il luogo del dialogo tra Dio e l'uomo, tra la sua libertà e la libertà dell'uomo che trovano nel niente, nel tutto che si scambiano un modo per dirsi rispetto e amore. Non so se ho preso l'idea. Quando io mi comporto bene seguendo la legge, non onoro Dio, onoro il patto, che è una cosa diversa. Onoro un patto, e il patto è tu mi hai dato tutto, come posso rispondere a questo tutto che mi hai dato? Non so se ho reso l'idea, cambia tutto, cambia la prospettiva. Non è che io rispetto la legge per piacere a Dio. Io la legge, quando mi è data, io la rispetto, la legge sacra, perché ho rispetto di me stesso e per questo provo nel rispetto di me stesso ad entrare in dialogo con Dio che mi ama. Io non sono una brava persona per piacere a Dio, non lo sono, anzi non avrei bisogno di un Dio per essere una brava persona. Ho bisogno di essere una brava persona perché se non sono una brava persona non sono. Non so se rendo l'idea. La mia dignità, il mio essere uomo mi obbliga a dare un percorso alla mia vita. Ora sentite il primo comandamento, perché il primo è come una chiave, no? Per entrare rispetto a tutti quanti gli altri. È una chiave, io ne leggerò soltanto la prima parte, la seconda la leggo dopo, cioè la leggo il prossimo martedì. Io sono il Signore Dio tuo. E vi ho detto che l'esodo così, io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Certo, il nome, che il primo nome che l'uomo
Io devo fare per forza una parentesi, non ho passato un problema con un nome, perché se non riusciamo a capire nella Sacra Scrittura cos'è il nome, non riusciamo a capire perché aveva bisogno di presentarsi. Buongiorno, io sono... Perché aveva bisogno di presentarsi? Perché quando dice io sono, è la stessa cosa che dice a Mosè nel rovito ardente, quando Mosè, dovendo andare dal faraone, lui che cacaglio, che bambuziente, gli dice sì, ma presenta là, che figura faccio? A nome chi va? Non poteva dire vada a nome di Dio. Il Pantheon, l'Olimpo, il cielo delle diverse religioni in Egitto, cioè, c'erano tante divinità. Tu dici vengo a nome di Dio, come si chiama un Dio tuo? E tanto è vero che Mosè dice ma chi mi manda? A nome di chi vado? E Dio dal roveto ardente dice io sono colui che è per te, io sono Yahweh. Cioè è un nome per la prima volta pronunciato. Fino a quel momento, al limite, quando si voleva dire il nome di Dio, si diceva il Dio, siccome non sapevo un nome, per dire di chi Dio si stava parlando, che non era Giova, che non era El, che non era... Allora gli ebrei, che sono i primi a conoscere, dicevano, ma voi in quale Dio credete? E loro dicevano, il nostro Dio è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cioè, noi abbiamo conosciuto questa potenza che è unica perché ce ne ha parlato l'esperienza di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma non avevano un nome di Dio. Nell'antichità avere un nome significa entrare in dialogo, entrare in confidenza. Se tu non conosci un nome, con chi parla? Dio non è un'idea. Perlomeno non lo è per chi riceve questa rivelazione. Non è un motore primo, non è una luce originaria, non è una forza ed un'energia primordiale, un Atman originario. Ha un nome. Soltanto che fino a Mosè questo nome non viene rivelato, quasi come se ci fosse bisogno di un tempo perché quel nome potesse confidenzialmente essere dato, perché se tu possiedi il nome, in fondo incominci ad entrare più in confidenza, e questa confidenza può essere un vantaggio, ma può finire per diventare devastante nel rapporto. Ora pensate a quanto Dio si apre, la parola rivelazione significa io vi faccio conoscere chi sono perché voglio progressivamente che voi mi conosciate, perché il giorno in cui avrete conoscenza mia avrete il modo per trovarmi, per venirmi a ritrovare visto che mi avete perso. In origine Dio crea, Dio. Nome generico di divinità, Dio crea l'uomo e la donna, maschio e femmina, Dio crea l'universo, un uomo non sapeva. La prima volta che abbiamo il nome di Dio è con Mosè, la prima volta, a roveto ardente. Tanto è vero che Mosè, nel momento in cui sente quel nome, dice, sono morto, è finita per me, perché è troppo grande, è una rivelazione, con la faccia per terra, e Dio gli dice, non ti preoccupare, non sono venuto per la tua fine, ti ho consegnato questo per la vita, non per la morte. La seconda volta che Dio dà il suo nome, fa un passo in avanti e lo fa con Isaia, quando si presenta e dice io sono l'Emmanuele. Dio in principio creò maschio e femmina le creò a sua immagine e somiglianza li creò. Ma se io sono colui che è l'Emmanuele, poi più va avanti e più svela il suo nome in vario modo. Nell'antichità Dio era il cielo, Dio era la terra, Dio era l'aria, Dio era il fuoco. Qua stiamo parlando di una relazione personale. Poi viene Gesù e Dio lo chiama Abba, padre. E così
il Dio assoluto che è per te, il Dio con noi che l'Emanuele diventa padre, l'ultimo nome tra i mille nomi che vi sto dando, che la Sacra Scrittura rivela, l'ultimo nome è il nome che dà Giovanni, l'ultimo, finita la rivelazione, l'ultimo nome, dal Dio impersonale, dal Dio generico, nome generico, l'ultimo nome è quello che scrive Giovanni: Dio è amore, è l'ultimo nome di Dio, tanto che è la rivelazione completa, no? È amore. Per cui facciamo un passo indietro, no? Riportiamo all'origine, quando il nome è ancora generico, e mettiamo il nome ultimo di Dio, lo sostituiamo al nome generico. Amore, in principio, creò l'uomo, il maschio e la femmina. Amore, ad immagine e somiglianza dell'amore, li creò. E così la rivelazione è completa. Amore che crea amore. C'è voluto una rivelazione intera per dire qual è la relazione tra Dio e uomo. Ma ritorniamo al comandamento. Io sono il Signore Dio tuo. Io sono riguarda Lui. Perché io sono, e io sono, le professoresse e i professori di greco sanno che il greco, quanto è scritto, chiarisce in maniera inequivocabile le verità che vuole annunciare. Non ci stanno equivoci, no? Il verbo eimi, verbo essere, dice nel momento in cui è posto nel suo pronunciamento assoluto io sono, dice che colui che lo dice è senza provenire da alcuno, altrimenti userebbe il verbo gignomai, diventare. Giovanni, quando scrive il suo prologo, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, usa il verbo emi. Io sono significa i sono, non c'è sta nessuno prima di me, io sono. Dio significa, in questo caso io mi presento, io sono il primo e l'ultimo, io sono l'assoluto, io sono il totalmente alto, io sono colui che non si spartisce pullata, in un sono, nessuno degli altri, io sono. Così si è presentato a Mosè, la divinità unica, la divinità assoluta, la divinità che non è paragonabile alle divinità costruite dalle mani d'uomo. Io sono. Potevo farmi là un comandamento, eh? Io sono. Poteva finire là. O no? Già stiamo parlando dell'Antico Testamento, perché ogni volta che sento a voi, ma l'Antico Testamento è nata cosa del Nuovo Testamento, perché lì le guerre, la punizione, Dio, i fiamme, invece di Dio, amore, poteva finire là. Invece dice, io sono, poteva finire là, io sono Dio. E siccome sono Dio, i faccio quello che già fai, voi facete quello che volete. Questa era la concezione in quel tempo. Voi pensate a come era tenuto Zeus dall'antichità, no? Quell'io sono vibra e sopra Zeus, Crono, vibra come terrore, paura. No, stiamo nell'Antico Testamento, nell'Antico Patto. Lui aggiunge, e non è una postilla inutile, io sono il Signore Dio tuo. Bellissimo. La seconda parte accarezza la relazione con l'uomo. Io sono il Signore Dio tuo. È un atto d'amore. Perché se tu togli un attimo da... Se togli per un istante, ti allontani dalla definizione letterale, lui avrebbe potuto dire io sono tuo. Io sono tuo. Io sono tuo. È bellissimo. Io sono il Signore Dio tuo. Avrebbe potuto dire io sono Dio, punto. Rispiettami, onorami, in
inginocchiati, io sono tuo. E guardate che già questo cambia il vocabolario della relazione. Aronna pigliata la paura. Dove l'hanno inventato il terrore di Dio? E già dal primo comandamento lui ti dice il motivo di questa particolare predilezione che tu hai per lui. Io sono il Signore Dio tuo, perché un comandamento della Gerizia sa da leggere tutto quanto, che ti ha tratto fuori dal paese d'Egitto, che ti ha tratto fuori dalla casa di servitù. Cioè, io sono quello che è venuto a liberarti. Oh, io non sono un peso in aggiunta ai pesi che avete dato dalla vita. Un comandamento a cui sta scritto non è che ha scritto a cui sta scritto a cui sta scritto a cui non ha scritto io sono un peso aggiunto. Io sono il Dio, io sono il Signore tuo Dio che è venuto a liberarti. Ma se uno si rappresenta così, no? Ed è la chiave d'accesso, sta parlando Cristo, sta parlando di te. È una cosa che sta dicendo perché tu c'era qualcosa a Cristo, o perché sta pensando se tu entri in questa comprensione, in questa relazione, tu progressivamente, fidandoti di me, ti libererai? O no? Io sono il Signore Dio tuo, io sono rispettami. È tutto il contrario. Tanto è vero che tutte le volte che lui incomincia a parlare con il suo popolo, quasi a volerlo, no? Dice ricordati di quando stavi prigioniero in Egitto, chi ti ha liberato? Ricordati quando teneva fame in due deserti, chi ti ha fatto mangiare? Ricordati quando mancava l'acqua, chi te l'ha fatto trovare? Io sono il Signore Dio tuo. Io sono quello che ti ha liberato. Certo, io sono, giù scontato. Non è io sono, che è il modo di dire Dio, io sono, che non è più un modo di dire statico, no? Immobile, un motore immobile, come lo chiama Aristotele, ma è un Dio dinamico. Io sono il Signore, Dio tuo, che ti ha liberato. Trovo talmente potente e talmente tenera questa relazione, che sconvolge, che commuove. Se è la prima parola che a uno si rappresenta, no? È una parola che è di Dio, che non mente. Pensate, se io la riesco a comprendere, quanto conforto mi dà, quanta forza, quanta tenerezza. Di un Dio che dice a me di poter contare su di Lui, perché è per me. Dov'è il peccato rispetto a questo comandamento? Offendere Dio perché si sceglie altra divinità? Perché altra divinità si sceglie quando si viene meno a questo comandamento, no? Certo, perché sostituiamo Lui che è il Signore Dio nostro con altro che pensiamo essere più conveniente. Ma dov'è il peccato? È un'offesa fatta a Lui? Io sono stanco di sentire questa cosa che i prieti stiamo offendendo Dio. Stanco, perché se Dio si offendesse sarebbe meno Dio. Perché se fosse in qualche maniera leso nella sua dignità dalla mia offesa, vuol dire che io ho un potere nelle mani tale da poter essere più potente di Dio. Ma secondo voi, se Lui mi ama, si offende
ovviamente in maniera attiva, sentite la mia provocazione, o soffre della mia sofferenza, o vorrebbe che io entrassi in questa sintonia. Io non rispetto Is per rispettare Is, io rispetto Lui, se così dico, per rispettare me, per dare onore alla mia dignità. Lui si mette primo perché io non diventi ultimo, perché se Lui è primo dinanzi a me, se Lui è primo dinanzi a me e Lui è Dio e non uomo, io non sono di schiave di Shu. È chiaro quello che sto dicendo? Se Lui si mette dinanzi a me e dice tu vieni subito troppo in me, e Lui è Dio, è Signore assoluto, vuol dire che davanti a me non c'è nessuno, niente, nessuna divinità, nessuna paura, nessuna idolatria, nessuno potere della terra che mi possa schiavizzare. Mi ha pensato libero, mi ha liberato e vorrebbe essere felice della mia libertà. Io sono il Signore Dio tuo che ti è venuto a liberare. Già si è fatta tardi. Ricordatevi solo che la prima beatitudine, che poi vedremo più in là, qual è la prima beatitudine? Beati i poveri. Perché vi ho detto che in relazione a io sono Dio, Signore Dio tuo? Perché i poveri, secondo quello che Gesù sta dicendo, non sono quelli che non hanno, tanto è vero che noi abbiamo chiamato poveri spirito vicini, non sono quelli che non hanno, ma quando mai? Gesù è Anawim Yahweh, Maria è Anawim Yahweh, il profeta è Anawim, cioè povero di Dio. Anawim, questo così sta scritto, povero in ebraico. Povero è colui che è libero per, che non ha altro possesso se non la libertà di Dio. Perciò sono beati, felici. Ma sentite il comandamento come cammina. Io sono il Signore e Dio tuo, beati i poveri. Questa è l'affermazione di principio. Quella è la condizione per poter entrare in dialogo con Dio. Qua parla Dio, qua risponde l'uomo. Io sono il Signore e Dio tuo, beati i poveri. Allora il comandamento non è una legge coercitiva, non è una legge impositiva, non è una condanna, una palla al piede, è un'azione di libertà per poter arrivare alla comprensione piena della mia condizione. Qui ci fermiamo e poi continuiamo la prossima settimana o la seconda parte. Non avrai altro Dio al di fuori di me.